novità allestitive perché l'atrio vive di un nuovo aspetto decorativo con grandi teli che indicano le sezioni, nuove sedute e anche il wifi. E poi abbiamo la riproposizione di un nuovo allestimento della Tazza Farnese, uno dei cimeli più importanti del museo, e infine una mostra in anteprima, I tesori del Man, dedicata ai gladiatori. Questo si associa però naturalmente alla presentazione dell'annual report del 2017, e cioè del volume che indica tutte le azioni che sono state percorse dal museo nell'anno precedente, in una chiave di trasparenza con il nostro pubblico. Avevamo dichiarato certe cose e poi nel volume si dà conto di quello che siamo riusciti a realizzare. Il 2017 è stato un anno di intensi lavori, ma anche di grandi soddisfazioni. Il museo ha sfondato il muro dei 500.000 visitatori, abbiamo raggiunto 540.000 visitatori, e soprattutto è stato un anno in cui si sono realizzati grandi mostre come Amori Divini e si sono riaperte intere sezioni come la sezione epigrafica. Altresì sono stati consolidati i rapporti all'estero, soprattutto con il Getty di Los Angeles e San Pietroburgo, con i quali i grandi musei sono in vista importanti mostre qui a Napoli, in particolare Canova il 28 marzo 2018 e invece una grande mostra sulla Villa dei Papiri a Los Angeles nel luglio del 2019. Oggi anche Roma stringe un accordo con voi, prima la direttrice parlava di progetti futuri che metteranno insieme le città di Napoli e Roma. Sì, era un destino ovviamente quasi segnato, noi sappiamo come la statuaria Farnese derivi da Roma, ci sia un intenso, un profondo, un intimo legame con Roma e con il Colosseo, non a caso noi abbiamo prestato due importanti statue al Colosseo che in questo momento sono proprio in mostra e verrà annunciato un protocollo d'intesa tra il più importante monumento archeologico del mondo, cioè il Colosseo, e il MAN oggi stesso. Questo indica la qualità del nostro istituto, la capacità di aver ordito in pochi anni delle relazioni apicali sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Già con il direttore Paolo Giulierini abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione con appunto la collezione Farnese. Noi abbiamo inaugurato la mostra relativa alle uccelliere farnesiane, agli orti farnesiani a marzo e il MAN ha prestato due opere importanti che sono ritornate dopo secoli proprio nel luogo di origine, agli orti farnesiani. Ma questa collaborazione dovrà essere reciproca, quindi anche noi presteremo delle opere al MAN e ci inseriremo in progetti più ampi che dovranno essere definite in un programma di partnership. Musei che maggiormente ha attecchito con la multimedialità, quindi ci sono tanti progetti che nel corso dei mesi hanno interessato opere e statue. Ecco, anche il Colosseo negli ultimi anni ha fatto in modo che sulle sue facciate venissero proiettate delle immagini e ci sono anche degli altri progetti per i turisti nella prossima stagione. Sì, assolutamente. Come il MAN, anche il Parco Archeologico del Colosseo punta sulle nuove tecnologie, quindi sulla comunicazione che dovrà anche coinvolgere nuovi pubblici, soprattutto i giovani, attraverso le nuove tecnologie. Ma anche un altro aspetto accomuna il MAN al Parco Archeologico del Colosseo, quello di aprirsi alla città di Napoli. Anche il nostro parco ha intenzione di aprirsi alla città di Roma e la partecipazione del pubblico è molto importante per la crescita di un museo e di un luogo della cultura. Attraverso una serie di sperimentazioni che prima della realizzazione dell'utrica stessa abbiamo sviluppato qui nelle porte del museo, in realtà abbiamo cercato di trovare la maniera migliore per poter evidenziare naturalmente questa multiforme diciamo costruzione di questo tesoro d'arte che si esplica sia nella parte anteriore ma anche nella parte posteriore con questa trasparenza della sua costruzione, del suo materiale che doveva necessariamente essere messo in evidenza. Allora siamo in questa seconda diciamo stazione di rinnovamento del museo, come dicevamo, e volevo farvi vedere come le sezioni museali sono state esplicate e presentate da questi splendidi stendardi che scendono a pareti e che si possono leggere ovviamente
sia in questo senso che nel senso opposto, e naturalmente anche un libro dei desideri, perché ci sono un paio di collezioni che saranno riaperte l'anno prossimo, come appunto la Magna Grecia, e una che sarà aperta alla fine di quest'anno, la Preistoria. Che già la direttrice Consiglia Musso ha detto, c'è la volontà di collaborare tra Marmo e Colosseo per questa futura mostra che faremo sui gladiatori insieme al Museo Archeologico di Basilea. È un tema naturalmente che ci lega tantissimo e sul quale sono veramente orgoglioso di partecipare insieme al più grande istituto, al più grande monumento antico del mondo. E volevo anche ricordare che abbiamo istituito da non più di un mese anche un nuovo ufficio dedicato al decoro e agli allestimenti del museo.